Ben ritrovati su Buckled. So che molti di voi si stavano già lamentando del fatto che quattro puntate in quattro giorni erano un filo troppe da seguire. Secondo me c'è anche un po' di gente che alle 10:30 di questa mattina ha continuato a fare refresh su Spotify nella speranza di trovare la quinta puntata su 5 giorni. E in realtà no, sono le 11 del mattino in questo momento, siamo in sala stampa En plein air. Assolutamente, sono qua con Tommaso. Siamo nella, per chi volesse avere un riferimento, siamo nel posto che sicuramente avete visto più e più volte nelle interviste di Iron Fardi pre e post gara, quella sorta di giardinetto. Ecco, se vi siete sempre chiesti ma dove sono riusciti a trovare quello spiazzo dove andare a fare le interviste, Hotel Majestic a Courmayeur a Chamonix. Quindi non so se la gente comune senza pass può entrare qui. Magari vengono gentilmente invitati a uscire. Sì, è probabile. No, secondo me nel giardino possono entrare. Quindi in realtà se c'è qualcuno che è interessato e vuole vedere le interviste di chiusura, secondo me se si presenta qui domenica può vedere qualcuno di interessante. Tanto ci si può nascondere dietro i cespugli. Siamo qui, come dicevo, io e Tommaso, per parlare di OCC e TDS, le due gare che si sono svolte nei giorni appena passati. In questo momento ovviamente è appena partita il CCC e ne parleremo domani. Io sì, direi di partire da TDS. Sì, il vero motivo per cui registriamo oggi qualcosa è perché abbiamo incontrato stamattina un atleta che ieri ha corso OCC e ci ha confessato che in gara è riuscito ad ascoltarsi Buckled dei giorni scorsi, a rimettersi in pari, e poi ha avuto anche il tempo di ascoltare un altro podcast. Siamo indignati. E questa cosa non va bene. Non va bene. Quindi preparatevi a un recap di 6 ore di TDS. No, temo che il recap di TDS sarà molto breve. Sarà dantesco. Il termine più utilizzato quest'anno per definire TDS da ogni testata francese e italiana è stato dantesco. Sì. Non ho ben capito perché, devo essere sincero. L'inferno me lo immaginavo differente. Condizioni estreme, sì. questo si può dire. Molta gente ha detto che non si era mai vista la neve così bassa in questo periodo. Benvenuti nel 2023. E in questo momento ovviamente splende il sole, è già sparito tutto quanto, siamo pronti probabilmente a un'altra settimana di secco totale. È stata una gara strana. Ne avevamo parlato nel live su Patreon. Chi è supporter su Patreon può andarselo eventualmente a recuperare, dicendo che TDS ormai ricopre un po' quello spazio della gara di serie B, forse anche di serie C addirittura in questa settimana. È come se fosse un passatempo. Diamo alla gente la possibilità anche di fare una gara se non ha stones, se non vuole partecipare a una gara seria, eccetera eccetera. TDS è la nuova MCC probabilmente, è la gara del accompagno la mia fidanzata, sì, o il mio fidanzato a correre UTMB o CCC nel weekend, e perché no, faccio anch'io il mio half pipe del bianco e quindi corro di lunedì, e visto che sono masochista decido di partire a mezzanotte. Ma visto che il Freius decide di crollare a inizio settimana, partiamo a meno 20 all'una, con un freddo puttano, scusate, e la neve la nevicata in corso sulla prima salita. Questa è l'idea di passatempo di esatto, inizio settimana TMB. In tutto questo TDS è stata, che appunto ne parlavamo e ne abbiamo sempre detto anche nelle puntate precedenti, abbiamo sempre detto che fosse una gara un po' strana dal punto di vista della, sì, distanza in questa settimana di gare. Ecco, è stata allungata ulteriormente di 10 km perché per evitare una parte più rischiosa, credo quello dopo Bourg-Saint-Maurice. Appena dopo il 50esimo, sì. Ieri eravamo alla fan run di Du Coaching con Ilaria. Mi sfugge il cognome. Con Ilaria. Ilaria. Per la privacy. Che ci raccontava della sua gara e da come mi ha descritto questi chilometri di bypass di quel punto molto rischioso dove c'era stato il lutto un paio d'anni fa, il Passeur de Prolognac, hanno deviato la gara su una serie di traversi un po' su sentiero, un po' su asfalto, e l'arrivo al Cormé del Roseland, che era un ex base vita della vecchia TDS, adesso è il ristoro del 60esimo,
che qui diventava quasi del settantesimo, era in salita su 3-4 km di asfalto, quindi è lecito dire che un po' di Asolo 100 è entrata a UTMB quest'anno. Credo il dislivello non sia cambiato. No, mi ha detto che ha fatto comunque 9.300. Ok, quindi è cambiato solo il chilometraggio, che portava TDS per quei pochi che sono arrivati, ecco qua di fianco all'uomo dei numeri, sì. Portava TDS a 155 km sì. E circa 9.000 metri di dislivello. Sì. Che a ben pensarci è alla fine quella che era UTMB, penso, 15 anni fa, quindi... Sì. Quindi sì, una gara veramente strana. Partiti 1650 persone, arrivati appena sotto i 1000, quindi 650 rotti ritiri, una bella fetta di ritirati, cioè intorno al 40%, quindi presumo, non so importante. Se è un dato che abbiamo, è un dato che riusciamo a recuperare, presumo che il grosso dei ritiri sia arrivato o durante la notte o a fine della notte, che forse è stato il momento con le condizioni peggiori. Magari molti di voi, più che vedere immagini di TDS, hanno visto le immagini dalla PTL. Ecco, le cose sono abbastanza sovrapponibili. Magari la differenza grossa è nel fatto che PTL magari faceva sentieri meno battuti, meno segnati. Anzi no, la PTL non è segnata. Ecco, quindi... Però in linea di massima le condizioni erano quelle. Ecco, dopo quei 3-4, stiamo consultando Live, l'app, la nuovissima, bellissima, aggiornatissima app di Live Trail, che consente di vedere i ritiri, la distribuzione dei ritiri per TDS, e la maggior parte, io mi sarei aspettato la maggior parte dei ritiri solamente a Beaufort, al 90esimo, che quest'anno è slittato più o meno quasi al 100esimo chilometro, dove c'era la vera base vita, e lì i ritiri sono sempre molto alti. Infatti su 650 ritiri 200 sono avvenuti solamente lì. L'altro grosso punto di ritiro in realtà è stato al calare della sera per tante persone, a Roseland del 70esimo chilometro, okay. con anche lì più di un centinaio di ritiri solamente su quel ristoro, dopo quei 3-4 km di asfalto che hanno spezzato gli animi in mezzo al freddo e alla bufera, comunque, perché comunque faceva molto molto freddo, c'era molto, vedevamo anche delle storie di Callera che seguiva oggi Giornati per sì. Salomon, che c'era comunque che molta nebbia, molto vento e sì. Sì, l'ironia ha voluto che poi effettivamente alla fine di TDS noi siamo arrivati a Chamonix mercoledì. Lasciamo di mercoledì, il tempo non era bello, ma non era brutto, ovviamente non pioveva, tirava aria, era freddo, però per dire giovedì è stata splendida e direi anche quasi calda, infatti OCC hanno avuto un meteo spettacolare e oggi è ancora meglio, quindi è stata veramente questa anomalia da due giorni, perché poi sostanzialmente il brutto tempo veramente è stato, credo, domenica e lunedì, che ha portato poi ad avere... un po' di scombussolamento sulla gara. Sul live di Patreon eravamo andati a vedere quelli che erano i papabili elite, chiamiamoli così, in partenza per la gara. Notavamo che la gara femminile era sicuramente più interessante di quella maschile, e in quella maschile un po' svettava il nome di Benjamin Rubiol. Madonna, che R wow, francese che mi è venuta. Oh, e questo è lo stare in valle. È lo stare qua, è lo stare qua. Quello e il fatto che già al secondo giorno sto perdendo la voce, quindi ho già questo raspo in voce, in gola, che mi dà fastidio. Lui non è partito. Mi dicevano anche che è iscritto all'Échappée Belle, che credo sia abbastanza parallela a UTMB, sì. Forse sarà la settimana prossima. Sì. Quindi probabilmente tra le due ha visto il meteo e ha detto, ma magari settimana prossima trovo una giornata migliore. Mi ha fatto ridere che in retrospettiva pensavo a quella serata live di Patreon che abbiamo fatto, e io vi elencavo forse avevo fatto un commento sul palco di iscritti, e sulla carta secondo me c'era qualche vecchia gloria, qualche che non è partita, c'è, esatto. Un sacco di gente ha dato forfè la gara, gli unici nomi che secondo me svettavano rispetto agli altri, lato maschile. Lato femminile c'era già qualche più nome più noto, in primis Fiona Porte, probabilmente da cui si aspettava la vittoria, comunque ha fatto seconda. Però effettivamente di tanti nomi che emergevano a prima vista sul sito UTMB per i corridori iscritti, poi in realtà ci siamo trovati con dei podi di nomi più sconosciuti, ecco, quello sì. Nomi nuovi, nomi diciamo. Nuovi, sì, diciamo nomi nuovi. Lato femminile va a vincere Marilyn Nakash, che assieme alla citata Fiona Porte è un po' l'accoppiata Katrin Goetz e com'è stato quell'anno dove c'era Katrin Goetz e la sì
due persone, la francese, che hanno bisogno di dormire, per ricordare di noi, che se la battagliavano, se la sono battagliata tutto l'anno, fino proprio a TDS, tra l'altro. Sì. E in mezzo, in realtà, ci butterei dentro anche Francesca Pretto, che era, sì, il, era, l'anno, era il Jolly, era l'anno di Lutte. Adri Tanghi e Catherine Goetz e a Pretto si sono trovate a Madeira, a Lutte e, esatto, e poi a TDS. E sì, si sono un po' girate le posizioni, ma soprattutto davanti sono sempre state, sì, loro due, sì. Tanghi e Goetz. E sì, quest'anno sono Marilyn Cash e Fianaporte l'avevamo vista a Lutte. Lei aveva vinto a Lutte, giusto? E sì. Esatto, che era rimasta fermata alta, sì, col Gallina anche a Lutte, non c'era, sì, stato questo enorme, mentre enorme la livello. La Cash è arrivata seconda. Podio tutto francese per TDS lato femminile, va a chiudere il podio e Flavi Bruiniel, okay, che non conosciamo, sì, ma quest'anno aveva fatto un quarto posto a Madeira come avvicinamento e un altro trail francese di cui rinuncio a pronunciare il nome di chi ha vinto, però. Quindi. Però sai che secondo me avere una persona di fianco con un computer è la svolta. Sì. Cioè, mentre uno perde tempo parlando di cose a caso, l'altro può controllare i dati. Secondo me a questo podcast manca un producer. Ha vinto il Grand Raid du Guillestroy-Queyras, la Grand Traversée. Secondo me abbiamo guadagnato pubblico francese in questo momento. Comunque sì, tutte secondo me arrivavano da una grossa gara tra maggio e giugno e poi in realtà solo la Nakash ha fatto una sparata da 14 km 20 giorni fa tipo, e poi tutti puntavano a arrivare bene a TDS probabilmente. Anche lì, volevano arrivare bene a TDS, chi lo sa perché. Nel senso. Anche perché, come dicevamo, non è una gara che da Stones, presumo non sia una gara che da Performance Index, onestamente non lo so, magari è l'unica cosa che dà, magari l'unica cosa che dà è Performance Index, non dà ovviamente premio in denaro, non credo che quest'anno perderanno nemmeno tempo a chiederlo, già ci sono viste un po' di polemiche su etici e... Sì, su etici, mi pare, dove non è stato previsto un premio in denaro, quindi è andata così. Per quanto riguarda gli uomini, gara quasi a senso unico, nel senso che dopo i primi 90 km, quello che è stato il dominatore della gara, che era l'atleta svedese di cui non ricordo il nome, chiedo l'aiuto a Tommaso nel frattempo. Simen Hjalmar Wastlund, classico nome svedese, ha ceduto il primo posto a Christian Meyer, altro atleta che non conoscevamo, comunque di categoria abbastanza alta, perché 35-39 m, in realtà ex ciclista professionista, sì, quindi questa è la prima cosa che è uscita come news. È andato a prendersi la vittoria, ha dato 20 minuti al secondo classificato, terzo posto per Yannick Noël, anche lui francese. Per larghi tratti di gara abbiamo avuto italiani in classifica, c'è stato un Simone Corsini che è stato secondo e proprio nel tentativo di andare a riprendersi Wastlund si è bruciato la gara, o almeno questo è, sì, quello che ha detto lui, ha detto di aver gestito male un ristoro, l'ha fatto veloce, ha provato a forzare e l'ha pagata. E anche Giulio Ornati è stato in top 10 per gran parte della gara fino al suo ritiro. Come ogni anno e forse ancora di più dell'anno scorso, vuoi perché... non lo so, secondo me quest'anno TDS è stata completamente ignorata da tutto quello che è il Chamonix. Mi sono stupito che abbiano fatto una specie di, forse un paio di minuti di recap, forse qualcosa anche di più, l'hanno fatto. Mi sono stupito anche di quello perché... Ma perché stanno tenendo questa struttura per le storie, per i video su YouTube, scusami, su Facebook, cose di questo tipo, però sì, è l'hanno fatta, è passata e in questo momento è già stata completamente dimenticata. Va detto, è stata completamente dimenticata perché dall'altra parte OCC è stata una gara fantastica. Sì, bella, con il buon live che ci ricordavamo, con un bel palco atleti, una gara... Bellissima giornata e diciamo sia lato maschile che femminile, persone che hanno osato, quindi hanno reso tutto spettacolare già da prima della metà gara.
molto entertaining, sì. Secondo me, come... Secondo me è stato un bello spottone per le gare di UTMB. Intanto i primi sono arrivati veramente tutti uno vicino all'altro, che è tanta roba nel senso di comunque gente che ha corso molto veloce, perché i tempi sono stati molto veloci. Unica segnalazione che diamo lato percorso, a causa di una frana tra Trient e loro salivano comunque alle Zeps, immagino. A Col della Balma, è una novità dell'anno scorso. Hanno fatto una piccola deviazione, permette di avere un percorso che chiamano più diretto, quindi sì, più veloce. Dovrebbe essere una deviazione che permette agli atleti di tagliare 2,5 km, 3 km circa, mantenendo bene o male lo stesso dislivello. Per chi volesse fare poi dei ragionamenti sui tempi fatti negli anni precedenti. Sì. Sta di fatto che è lo sviluppo gara mi ha sorpreso, e qui facciamo un disclaimer enorme. Siamo a Chamonix, stiamo seguendo mille cose contemporaneamente. Ieri eravamo all'Expo, perché poi ovviamente arriverà anche una puntata di B-Side. Non siamo stati davanti al computer a seguire tutta la gara, è una cosa che poi abbiamo recuperato dopo. Abbiamo seguito soprattutto la seconda parte. È difficile sinceramente seguire tutto, e la stessa cosa succederà oggi con CDC, ma penso meno con UTMB. Quello che abbiamo notato e che in realtà io ho capito dopo, in realtà quello che avevamo visto subito, perché poi ovviamente maxi schermi nell'Expo, sì, è che a comandare la gara c'erano due atleti cinesi. Se poi mi vai a recuperare, sì, i nomi, l'atleta che è arrivato quarto, Yu Shengguan, esattamente, che ha guidato la gara assieme a Gang Fu, a Tao Luo, che poi è arrivato ottavo. Erano primi, sono stati primi fino a Trient, hanno corso assieme. Da Trient Stian Angermund ha deciso, sì, di aprire un pochettino, sì, di distacco. La gara si è animata salendo la seconda salita, perché fino alla prima salita c'era questa fuga, la prima discesa c'era questa fuga, poi lì col passaggio a Trient, appunto il passaggio a Trient è preceduto dal passo della Forclano. Poco prima c'è quel passo, quel traverso leggermente corribile in fondo valle, sì, Col della Forclaz, e lì si vedevano che c'erano ancora, diciamo, questi due atleti orientali che correvano da soli, e sulla risalita successiva verso Col della Balma c'è stato il primo attacco dietro, e sul traverso alto del Col della Balma è stata la prima volta che abbiamo visto il maxi schermo noi. Abbiamo visto Stian. E c'era Stian da solo, non aveva neanche un minuto dietro, aveva Yu Shengguan. Sì. E dicevo, sviluppo strano per la gara, perché comunque, a differenza magari di quello che è stato negli anni precedenti, la gara ha cambiato proprio direzione da Trient, che non è quello che magari ci si potrebbe aspettare da una gara da 50 km, soprattutto qui dove tutti sono molto aggressivi. Invece abbiamo visto che nonostante la velocità della gara, nonostante la distanza più breve rispetto alle altre, in realtà tutto si è... quelli che poi sono riusciti a fare bene in classifica sono quelli che sono riusciti a tenersi in linea di massima fino al 20° chilometro e poi cominciare a prendere ritmo. È stato così per Angermund, che poi ha fatto gara in solitaria fino alla fine. È stato così per Francesco Puppi, che ha fatto una gara incredibile per quanto mi riguarda. Lui era nono a Trient, se non ricordo male i dati, e da lì ha cominciato a prendere posizioni. Bellissimo il video di lui che supera uno degli atleti e dà una pacca sulla spalla. Sì, al suo passo sull'atleta cinese Yu Shengguan, sì, sì, poco prima degli impianti di La Flecher. Lì gli ha dato praticamente il colpo della benedizione. Bravo lo stesso, dai, esatto, respect. Francesco Puppi, che dai dati che leggevamo su Twitter grazie a Aid Station Fireball, noto collaboratore di Free Trail, è quello che ha segnato lo split più veloce tra Argentier e La Flecher. Il record era detenuto da Endel di due anni fa, è stato battuto nella giornata di ieri da Angermund ed è stato ribattuto pochi minuti dopo
da Francesco, che è riuscito a, credo, a fare un minuto o meno di Angermund in salita. E noi abbiamo visto un video girato da Alessio Camilli in salita. Angermund in quella salita è salito veramente sì. bene. Se c'è stato un denominatore comune di tutta la mattinata di ieri, sono le persone che in varie chat scrivevano: Angermund sta correndo qualsiasi cosa. Sì. Io credo volesse togliersi un sassolino dalla scarpa post Dolomites, dove qualcuno aveva dubitato di lui. Per quanto lui avesse avuto un anno spettacolare, perché comunque si è portato a casa la vittoria ai mondiali, a Istria l'avevamo visto in una forma fuori dal comune. Ecco, io ho rivisto Angermund in modalità Istria. Per quanto Istria sembrava quasi non stesse nemmeno lavorando, e invece ieri aveva il classico chip on the shoulder. Da togliersi, quindi poi non si è, secondo, da quel traverso là alto non si è più guardato indietro, perché ha solo aumentato il gap, e infatti ha chiuso con 20 minuti sul tempo di col best time del percorso vecchio addirittura di John Albon di 5 ore e 2 minuti. L'anno scorso aveva vinto Manuel Merillas con un 5.18 su un percorso molto paragonabile a questo, forse non sputato al 100%, perché dicevamo c'è stato qualche labor limen nella parte centrale, però sono mezz'ora di distanza e tanta roba, quindi sì, assolutamente. Quindi sicuramente è un record assoluto per il percorso, anche per Francesco Puppi, che con 4 ore 44 comunque, e Antonio Martinez Perez comunque sono stati sotto intorno alle 4 ore 45 e sotto, e quindi anche sono tempi assurdi, ecco. Ecco, anche Martinez Perez, se non ricordo male, a Trient era passato come 20esimo, quindi a dimostrazione del fatto che o quelli davanti sono andati immediatamente troppo forte, o comunque chi ha lavorato di strategia è riuscito a gestirsi meglio sulle ultime due salite che probabilmente hanno fatto la gara. Cioè, Martinez l'anno scorso, chiudendo in seconda posizione dietro Merillas, era arrivato in 5 ore e 21, cioè lui ha migliorato il suo tempo di 35 minuti e cosa gli sarà sembrato, di andare come una moto ieri probabilmente, e ancora era una gara forsennata. Sì, noi l'abbiamo visto in discesa, scusami, nella parte finale della gara ha recuperato tantissimo in discesa su Francesco stesso ha recuperato su Stian, ha chiuso a 2 minuti di distacco, su Alaflejar mi pare fossero 3 o 4 addirittura. Dove abbiamo visto noi sia Francesco che Antonio Martinez Perez erano a 5 secondi di distacco l'uno dall'altro, proprio uno dietro l'altro, a 500 metri più o meno dal traguardo. Secondo me Francesco ha tirato fuori il motore da maratoneta è riuscito a dargli un ulteriore 15 secondi di distacco nella parte finale. Su veramente niente. Sulle ultime due curve del corso, chi è un po' presente, da quando si entra veramente in corso dopo il palazzetto dell'Expo. Anche lui, secondo me, si è tolto un sassolino dalla scarpa post Sergio Rinaldo, aveva avuto problemi fisici e non aveva sicuramente performato come avrebbe voluto. Chiude bell'anno con la sua prima vera ultra. No, infatti gli auguro di continuare il trend, perché a Cortina ha dimostrato che sulla distanza comunque un po' più lunga, lui per carità aveva già probabilmente sperimentato questa distanza ai mondiali in Sud America, no? Un paio d'anni fa. E invece comunque fare quelle 4 ore a Cortina e qui stare abbondantemente sotto le 5 ore con un percorso come questo qui di OCC, che è veramente difficile muscolare, tanto di cappello. Probabilmente lui non se lo immagina, ma ha margine qui di lavoro su questo genere di gare. Assolutamente. Gara femminile molto bella e forse siamo di parte. Noi siamo di parte, ma forse molto più impressionante la progressione che Tony McCann, vincitrice della gara, è andata a fare in gara. Lei che è passata a Champé, mi pare, in 50esima posizione overall. E dico overall perché purtroppo l'aggiornamento dell'app e anche lo sito stesso di UTMB, ed è una cosa che stiamo odiando, fornisce solo le posizioni overall, quindi in realtà non riusciamo a capire quali erano gli split delle posizioni femminili della classifica, e quindi secondo me questa è una cosa che dovrebbero andare a migliorare. Lei comunque, la cosa impressionante è che è passata più o meno 50esima e a ogni check, quindi a Trient e a Argentier, è sempre andata a mangiare 10 posizioni. Alla Fleger ne aveva 7 in meno, 22esima in classifica generale, mi pare 8 minuti dalla seconda posizione di Katie Scheid.
Lei ha fatto un anno spettacolare. Lei che comunque, da quello che si era intravisto a Transvulcania, dove anche lì era andata a vincere nella gara da 50 km, era appena rientrata da un infortunio ed era tutto meno che sicura di riuscire a riprendere a modo, ha fatto una gara incredibile. E chiudere 22esima con quel tempo nella gara di ieri, secondo me è un risultato pazzesco. Forse uno di, assieme a quello di Stian e di per correttezza, di Angermund, di Puppi e di Perez, io ci metto quello di Tony McKenna, perché ha un risultato pazzesco. Per inciso ha fatto il tempo di Meriglia Stian. Esattamente. Forse qualche secondo in meno anche, ecco. Però sì. Per lei è non ha gara in top 10 nelle ultime 9, cioè nel senso le ultime 9 gare ha solo fatto top 10 ed è la terza vittoria consecutiva di quest'anno, quindi ha fatto Transvulcania, Davos, che è una gara in Svizzera, e questa qui. Direi che ha girato, sta girando giusto. Lei ovviamente correva con Agravic Speed, come quasi tutto il team Adidas, forse solo Robbie Simpson l'abbiamo visto con delle Adidas modello più vecchio. E shout out to Katie Scheid, che secondo me ha fatto una gara assurda, perché in 2 mesi post western, dove tantissimi atleti americani dicono sempre di avere il post western blues lungo, che ci mettono tanto a recuperare, fanno fatica a sentirsi bene le gambe, lei è riuscita in 2 mesi non solo a recuperare un'ottima Western States, che se non fosse stato per il piazzamento di da Walter comunque sarebbe stata da record, ma è riuscita anche a rimettere su motore per fare una gara con un livello alto nel final qui a OCC. Quindi però ieri l'ho vista veramente spesa, lei ha dovuto tirare fuori tutto, anche perché ha fatto una gara serratissima con Miao Yao dietro. Miao Yao, grande amore, perché forse il primo anno che la vedevamo correre, 2016-17, che stava un po' emergendo, tutti dicevano guarda come correva Miao Yao, correva da Dio, poi si è rotta, è sparita. Però è tornata quest'anno a fare gare anche più corte di questa, come Serzinal, per dirne una. È veramente in forma, anche lei l'abbiamo vista piuttosto stanca, però aver battagliato in maniera ravvicinata con la Scheid, dai video recap che abbiamo visto, loro due correvano anche dove la McCann si stava un po' più riposando sul finale, perché sulla salita sotto le piste di La Fregère correvano entrambe, Tony McCann invece faceva un power hiking più gestito. Loro due non potevano permetterselo perché erano a vista, e probabilmente sulla discesa, non so te, io l'ho vista il Miao Yao correre malino su quel lungo fiume finale. Secondo me in discesa, cioè a livello meccanico, non era proprio brillante, invece la Katie è andata giù spedita, ha mantenuto il gap lì, ha incrementato qualcosina, dovrei guardare. Effettivamente è interessante il punto di vista che dici, era una cosa a cui non avevo pensato, è la transizione di solito per gli atleti western è proprio western UTMB o western CCC, passare da western a OCC, che è una gara muscolare e molto veloce, richiede veramente un cambio abbastanza repentino di preparazione, vuol dire essere riusciti a metabolizzare bene western, riprendere bene, e kudos a lei proprio per aver provato a buttarsi in gioco su quella che è per lei probabilmente una distanza un po' particolare, dopo aver vinto UTMB l'anno scorso. Lei quest'anno farà da crew a suo marito Germain Grangier, quindi tra 2 giorni sarà di nuovo in giro, anzi già da questa sera sarà in giro per fare da supporto, e vista un po' stanca verso la fine, però credo che effettivamente quel continuo avanti e indietro con Miao Yao sia stato intenso. Riguardavo questo finale, gli ultimi 10 km alla Fregère sono passate con 70 secondi di distacco, prima Scheid e poi Miao Yao, e hanno terminato con una quarantina di secondi di distacco, quindi veramente una bella gara, e ha dovuto proprio veramente hanno speso tutto su quell'ultima discesa. È quel tipo di tensione dove quando ti giri hai sempre la persona dietro di te, riesci sempre a vederla dietro, quindi non riesci mai a staccare veramente l'atleta. Io direi che siamo andati bene o male a coprire tutto il copribile. In questo momento andiamo a fare, direi, un ultimissimo giro all'Expo per rifinire quello che manca. Se avete sentito festeggiamenti in sottofondo è perché probabilmente è arrivato il primo team, e secondo me in questo momento anche il secondo team della PTL. Chissà, adesso lo diciamo. No, non hanno ancora aggiornato la. Però è partita
Non sapevo, forse PTL è sempre stato l'ultimo dei mulicani. Ah, guarda, sì, eccolo qua, 99 ore, 33 minuti, arrivati poco fa. E adesso team stanno arrivando i secondi. Ultra timing. Ok. E c'è un secondo team, ha vinto un team franco-svizzero e adesso sta arrivando un team belga. Ok. Tantissimi team del Belgio in top 10, diciamo, momentanea, perché in top 10 ci sono ben 4 team del Belgio e altri 4-5 francesi. Non credevo sarebbe mai arrivato il momento di del noi che arriviamo a parlare di PTL in è solo perché non c'è Marcello. Esattamente. Però ci avrebbe già tagliato i microfoni. Dovrei avvisarlo e gli dico di non ascoltare questa puntata. Presumo che, come al solito, questa puntata verrà caricata. È brutto dirlo alla fine perché ormai l'avete ascoltata senza introduzione musicale iniziale e finale. Una volta che tornerò a casa in studio risistemerò l'episodio. Nel frattempo speriamo vi sia piaciuto. Tommaso, grazie, ci aggiorniamo domani per CDC.